Da sempre la ceramica è stato il traino principale dell'economia stefanese, anche se nel corso degli anni questo comparto ha avuto una flessione che ha messo in difficoltà parecchie aziende. Di questa crisi a risentirne sono state anche le maestranze, tutto l'indotto che gira attorno a questa attività, che per ovvi motivi ha subito dei cali notevoli. A peggiorare le cose in quest'ultimo periodo, i notevoli aumenti di luce e gas che stanno mettendo a dura prova parecchie aziende in grosse difficoltà a sostenere questi costi. La situazione attuale presenta un outlook decisamente drammatico. Si parla infatti di una riduzione della produzione, portando così ripercussioni sull'occupazione e a una contrazione dell'economia locale. Servono risorse e soluzioni che consentono alle aziende di portare avanti la produzione piuttosto che ricorrere alla soluzione della chiusura. Almeno per il momento la situazione regge, anche se il quadro appare abbastanza complicato e la preoccupazione è palpabile. E dire che dopo il Covid il settore era ripartito bene, ottenendo risultati molto importanti sotto tutti i punti di vista, fino a quando l'aumento dei costi delle materie prime, in particolare quello del gas, essendo che si tratta di attività basate su una produzione fortemente energivora, ha fatto scattare l'allarme. Le aziende stanno continuando a produrre rimettendoci di tasca propria, dovendo smaltire gli ordini accumulati in precedenza. In molti pensavano che con il calo della domanda sarebbero scesi anche i costi energetici, poi con lo scoppio della guerra è arrivata la mazzata e attualmente si è tutti col fiato sospeso, in quanto superata la stagione estiva si guarda nell'immediato futuro, anche se appare difficile fare previsioni attendibili. Un fatto è certo, non si può andare avanti così ancora a lungo. Produrre per perdere soldi non ha senso. La ceramica italiana è già pesantemente attaccata dalla concorrenza spagnola e turca. Se si ferma adesso, rischia di non riprendersi più. Sono tante. Noi siamo in difficoltà perché i nostri forni sono tutti elettrici, quindi per forza di cose lavoriamo con la corrente elettrica. E abbiamo quattro forni, impastatrice, tornio, compressore, insomma sono tutti macchinari che lavorano con l'energia elettrica. Questo calo energia che c'è stato sinceramente non l'abbiamo sentito tantissimo perché avevamo un contratto vecchio, e anche se abbiamo subito aumenti, però come si sente in TV che ci sono aumenti del 60%, 50% eccetera eccetera, ci metterebbe veramente in ginocchio, perché noi inforniamo tutti gli oggetti diciamo dall'inizio, quindi facciamo la prima cottura di crudo e poi decoriamo molte cose.